Siamo con il professor Stefano Vicari, ordinario di neuropsichiatria infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e responsabile dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Benvenuto, professore. Buongiorno, buongiorno a lei. Professore, in questa fase di pandemia si è pensato prevalentemente alla salute fisica, quasi dimenticando quella psicologica. Pensiamo alle restrizioni in ambito scolastico che di fatto hanno cancellato tutti gli aspetti legati alla relazione e alla socializzazione. Nella primavera dello scorso anno è uscito il suo libro Bambini autonomi e adolescenti sicuri, crescere i nostri figli nel benessere mentale. Come possiamo aiutare i nostri ragazzi a crescere in modo sano anche dal punto di vista mentale se li priviamo della relazione? Sì, guardi, gli aspetti che lei sottolinea sono secondo me particolarmente rilevanti. Allora, il primo è che la pandemia ci ha fatto così, ci ha resi consapevoli di fatto di una realtà che era già presente, cioè di un livello di sofferenza psicologica nei nostri ragazzi. Particolarmente importante, particolarmente rilevante, cioè non sono rare le eccezioni i ragazzi che presentano un disturbo o comunque una difficoltà psicologica. Questo perché, lei lo diceva, lo sottolineava, perché durante la pandemia è mancata, comunque è stata fortemente ridotta, limitata l'aspetto relazionale, cioè la possibilità che i ragazzi si potessero frequentare, che invece costituisce, appunto la pandemia ce lo ha ricordato, un elemento molto importante nella crescita dei ragazzi. Vede, quando un adolescente, anche i bambini, ma soprattutto un adolescente, si relaziona con un coetaneo, impara proprio a capire chi è lui, quali sono i suoi limiti, le sue capacità, costruisce cioè un'immagine di sé che è fedele alla realtà, non è qualcosa di ipotizzato o di virtualmente costruito. Tutti noi abbiamo imparato a capire se siamo simpatici, antipatici, divertenti, intelligenti, proprio stando in mezzo agli altri e guardando le reazioni che i nostri comportamenti provocano nell'altro. La pandemia ha limitato moltissimo la possibilità per i ragazzi a frequentarsi e poi si è associata a un altro fattore molto importante che è stato cioè uno stress continuativo. Durante la pandemia i ragazzi hanno vissuto una forte preoccupazione di potersi ammalare o di poter far ammalare. Ecco, tutto questo certamente ha determinato un aumento delle situazioni difficili, critiche dal punto di vista psicologico. Ma lei chiedeva come facciamo a far crescere sani i nostri figli dal punto di vista psicologico se evitiamo le relazioni. È molto difficile, cioè la relazione costituisce un elemento fondante della salute mentale, lo dicevo. La pandemia ce lo ha documentato e dimostrato in modo ancora più netto di come noi sapessimo già, ecco, rispetto alle esperienze passate. Ecco, un altro aspetto particolare è legato al recente provvedimento del governo che in caso di contagi in una classe manda i DAD i non vaccinati. Come spieghiamo ad un bambino o ad un adolescente che non può andare a scuola semplicemente perché non è vaccinato e cosa può comportare in loro questo tipo di esclusione dal gruppo dei pari? Ma su questa è una questione ovviamente che ha suscitato grande dibattito, un po' perché qualcuno ci vede in questa una discriminazione. Ora, io non voglio addentrarmi in questo perché non è l'ambito delle cose di cui mi occupo. Come spiegare, quindi mi limito a rispondere alla sua domanda, come spiegare ai bambini questo fatto? Beh, dicendo la verità, cioè mentre il vaccino ci dà una garanzia rispetto al rischio di prendere una malattia che può essere una malattia anche pericolosa, è vero, nella stragrande maggioranza dei casi nei bambini non lo è, ma può essere anche molto pericolosa. Chi non è vaccinato, ed è una scelta ovviamente rispettabilissima che spetta ai genitori, chi non è vaccinato ha meno protezione, è come se avesse una corazza meno forte rispetto a una malattia e quindi in questo senso deve seguire alcune precauzioni particolari. Avrà, almeno a seconda dei loro genitori, dei vantaggi in più, cioè non essere vaccinati secondo gli adulti che sono responsabili dei bambini ha un vantaggio in più, ma anche degli svantaggi che sono questi.
come aiutarli a non perdere il contatto con la classe? Beh, mantenendo ovviamente lì dove è possibile didattica a distanza, che ovviamente per le cose anche diciamo prima non è neanche lontanamente paragonabile alla frequenza in diretta, però è comunque l'unico strumento che resta a disposizione. Ecco, professor Vicari, lei ha un passato anche negli scout. Partendo da questa esperienza, possiamo affermare che il mondo degli adulti, siano essi genitori o insegnanti, deve tirare fuori il massimo del potenziale in ognuno dei nostri ragazzi. Quanto è importante aiutarli ad affrontare le sfide e soprattutto educarli all'autonomia? Ah, è fondamentale. Grazie per aver ricordato il mio passato di scout, è verissimo, è un passato che io ricordo con orgoglio e con grande piacere. Tra l'altro io faccio questo mestiere perché da ragazzino, quindicenne, scout, facevo il volontario con due bambini con una paralisi cerebrale infantile, quindi con una spasticità. L'autonomia è l'elemento fondante, ma diciamo, lei ricordava Baden Powell, nella frase tirare, come dire, aiutare i ragazzi a maturare il buono che c'è in loro, ma varrebbe la pena ricordare anche Maria Montessori, che è stata, devo dire, è un vanto per la nostra comunità nazionale, un'educatrice, come dire, sempre di grandissima attualità. Insegnami a fare da solo. Essere autonomi vuol dire imparare non solo le cose pratiche da fare da soli, ma anche a gestire le proprie emozioni, riconoscerle, valorizzarle, attenuarle lì dove sono meno funzionali. Un bambino che impara a gestire la frustrazione è un bambino che ha molte più risorse, psicologiche di un bambino che invece dipende sempre dagli adulti per questo. Ecco, credo, diciamo, prima degli aspetti positivi che la pandemia ci lascia, ovviamente in quadri di drammaticità. Però forse questo di sottolineare come i genitori siano degli educatori che quindi devono farsi carico delle necessità dei propri figli, anche non soltanto di tipo materiale, ma anche e soprattutto formativo, io credo che sia questo molto molto importante. Ecco, Se noi io. vogliamo, guardi, se noi vogliamo degli adolescenti solidi, capaci cioè di far fronte alle sfide, davvero a volte molto impegnative, no? Che quella fascia d'età pone loro, dobbiamo farceli arrivare con più struttura possibile, cioè con più autonomia possibile. L'autonomia è proprio quel bagaglio che consente ai ragazzi di affrontare le sfide con qualche risorsa in più rispetto a chi invece dipende o è dipeso sempre dal mondo degli adulti. Ecco, io prendo spunto anche da alcune sue interviste recenti. Ad esempio, noi genitori spesso ci sostituiamo i bambini anche semplicemente per recare le scarpe, allacciare i lacci. Ecco, invece dovremmo, come dice lei, essere un po' più educatori e aiutarli a fare da soli, giusto? Sì, esattamente questo. L'esempio di allacciarsi le scarpe ovviamente può risultare a molti banale, ma è indicativo, no? È indicativo cioè di un accudimento eccessivo che inibisce al bambino e al ragazzo la possibilità di appunto rendersi autonomo. E questo, se noi lo trasportiamo dalle cose più pratiche anche al mondo delle emozioni, come dicevo poco fa, è un aspetto particolarmente importante. Guardi, io non ho mai visto così tanti bambini disregolati, noi li chiamiamo, cioè che fanno fatica a gestire la frustrazione, un bambino che di fronte al no fa dire addio e che quindi non è in grado di posticipare ad esempio una gratificazione, un premio, ma vuole tutto e subito. E i genitori rincorrono questa richiesta che non ha mai un fine di fatto, perché poi i bambini ovviamente se non poniamo dei limiti non ne hanno, i bambini non sanno qual è il momento di smetterla. E quindi questo costruisce nei bambini un mondo affettivo ed emozionale, emotivo del bambino, che è un mondo fortemente inquinato dagli adulti, e quindi che avrà sempre bisogno di qualcuno vicino per poter capire quello che gli sta capitando. Ecco, lei ne parla anche nel suo libro di sviluppo emotivo. Oggi è un argomento di attualità, essendo allo studio un provvedimento di legge che esplicita l'educazione delle competenze non cognitive in ambito scolastico. La difficoltà è formare genitori ed insegnanti ad una corretta educazione emotiva. Ci aiuta a capire quando sono importanti le emozioni, come già ci ha accennato, durante lo sviluppo e come possiamo approcciare ad una vera educazione delle emozioni. Ma guardi, la salute mentale
argomento di cui stiamo parlando si basa di fatto su due grandi pilastri, diciamo così. Uno è l'autoregolazione, cioè la capacità di gestire le proprie emozioni. Io sono in equilibrio psicologico se ad esempio di fronte a un evento negativo non mi abbatto, ne risento ovviamente, manifesto una tristezza, ma non mi abbatto definitivamente. O se di fronte a un successo, un elemento positivo per le mie emozioni, mi esalto a tal punto da tralasciare poi tutto il resto. Un equilibrio emozionale fa parte della nostra salute mentale. E così è l'altro pilastro, lo abbiamo accennato prima, è la capacità di costruire delle relazioni positive. Io sono in equilibrio con me stesso psicologicamente, quindi se mi autocontrollo emotivamente, se ho delle buone relazioni con i miei amici, i miei parenti, le persone a me più care, ma anche con le persone che incontro per la prima volta ogni giorno. Ecco, quando è che impariamo a gestire le nostre emozioni e a costruire relazioni positive? Ma da subito, quindi un bambino che fin da piccolo è aiutato a gestire, diciamo poco fa, la frustrazione, il no, il senso del quest'ora non si può fare, lo faremo più tardi, oppure hai già avuto molto e quest'ora un'altra caramella non puoi averla, mi scusi, io banalizzo, ma insomma per cercare di far capire, oppure io vedo molti bambini che chiedono e pretendono delle cose e i genitori hanno spesso paura delle loro reazioni, cioè molti genitori mi dicono, ah, ma se io non lo accontento lui fa un macello. Ecco, noi abbiamo dei genitori che cominciano ad avere paura delle reazioni dei bambini anche molto piccoli, questo ovviamente non crea un'armonia, un equilibrio per la crescita dei bambini e dei ragazzi. Quindi le emozioni sono molto importanti e non c'è un'età in cui si comincia. Non c'è un'età in cui allora adesso è piccolo, quando sarà grande capirà. No, perché alcune cose o si apprendono da subito, ovviamente nei modi, nei tempi che l'età del bambino consente, insomma, di capire, ma oppure questo processo, se viene rimandato troppo a lungo, è un processo che subirà, comunque avrà delle difficoltà per potersi realizzare. Un altro aspetto, professore, movimento e benessere mentale hanno un legame stretto, tanto che verrà introdotto gradualmente anche nella scuola primaria, già dal prossimo anno scolastico. Ci spiega quando è importante l'attività motoria e quali sono le benefiche ripercussioni dei bambini in fase di crescita? È fondamentale. Guardi, basti pensare che ad esempio molti studi, neanche tanto recenti, documentano come il linguaggio stesso sia movimento. Noi impariamo a comunicare con gli altri utilizzando il gesto, quindi l'azione motoria è un'azione che presiede lo sviluppo dell'intelligenza. I bambini che oggi fanno, no, una volta si giocava nel cortile, per strada, oggi ovviamente capisco che desti qualche preoccupazione in più, ma bambini che passano molte ore in un'attività sedentaria, ad esempio chattando, videogiocando o quant'altro, è vero che potenziano alcuni aspetti, non c'è dubbio, non è tutto sbagliato, della propria fantasia, però l'attività motoria viene molto compromessa, l'attività motoria invece è un'attività centrale per il benessere, non solo emotivo, ma anche cognitivo, come ricordava lei. Ci sono molti studi che documentano, ad esempio, per non rimanere nel vago, che l'azione motoria, l'attività motoria migliora i processi di memorizzazione e di apprendimento, cioè noi ricordiamo molto meglio se associamo un'attività motoria fisica a un'attività esclusivamente intellettuale. Questo è vero per l'adulto, ma è vero ancora di più per il bambino, e soprattutto per il bambino piccolo. Quindi l'attività motoria è un'attività importantissima, purtroppo il Covid, la pandemia in alcuni casi ha ridotto anche moltissimo. Guardi, noi abbiamo anche dei dati che ci dicono quali sono le caratteristiche dei ragazzi che hanno sofferto meno, quindi non solo quelli che hanno avuto problemi davanti ai problemi, ma quelli che hanno sofferto meno. Bene, tra le varie, come dire, elementi che hanno protetto, insomma, i ragazzi durante la prima pandemia, c'è la possibilità di avere spazi a disposizione, sempre spazi aperti, la possibilità quindi di sperimentare un'attività all'aria aperta. Lei ricordava gli scout fanno delle attività all'aria aperta, proprio uno strumento educativo molto importante. Stare a contatto con la natura, sperimentiamo i nostri limiti, le nostre capacità. No, nel gioco fisico un bambino capisce quanto è forte, quanto non è forte, ma anche quanto ad esempio sa accettare una sconfitta, quanto sa gestire quindi ancora una volta la frustrazione, quanto invece
può essere importante la relazione con gli altri per raggiungere un obiettivo, la determinazione, pensi quante cose ci sono in un'attività fisica. Ecco, professore, un'ultima domanda. Recentemente è stato approvato il bonus psicologico che permetterà servirà a rafforzare le strutture sanitarie. Sappiamo che attualmente il servizio pubblico non riesce a soddisfare le richieste che arrivano dalle famiglie. Questo provvedimento può rappresentare un punto di partenza per migliorare l'assistenza psicologica dei nostri figli? Guardi, questa è una domanda a cui bisogna fare attenzione e rispondere per non suscitare, come dire, delle reazioni negative di molti. Allora, è sicuramente qualcosa, quindi non è negativo di per sé. Devo dire che i fondi stanziati sono piuttosto limitati, no? Noi, quello che ho letto perlomeno, spero corrisponda alla realtà, in base al reddito personale. Si potranno avere fino a 600 euro l'anno, massimo 600 euro l'anno, che diviso per i costi delle singole terapie sono circa una decina di incontri, 10, 12 incontri, che sono niente, ovviamente. Spesso questo numero di incontri è sufficiente per capire qual è il problema e cominciare a fare un lavoro, poi dipende ovviamente dalla gravità del disturbo che viene affrontato. Ecco, la mia preoccupazione è che questo possa essere un intervento a pioggia che, come dire, non risolve il problema alla radice, mette una pezza, ecco, mette una pezza. Quindi in questo senso sì, è positivo, però forse quello di cui abbiamo bisogno, anzi, la mia opinione è che quello di cui abbiamo bisogno sarebbero dei servizi territoriali di salute mentale che siano permanenti ed efficaci, cioè quindi non qualcosa che quando finisce il bonus rischiamo da capo il 12. Ma qualcosa che resti, che faccia sistema, e quindi investire sulle unità di salute mentale che coinvolgono il neuropsichiatra, lo psicologo, spesso anche dei riabilitatori, in modo che i territori che oggi sono sguarniti e sono moltissimi nel nostro paese possano trovare finalmente una soluzione stabile nel tempo. Ho paura che il bonus sia invece una soluzione tampone, qualcosa che probabilmente accontenterà alcuni. Certamente gli psicologi che vivono forse un periodo difficile e alcuni pochi fortunati pazienti, ma in realtà lascerà scoperto un bisogno che è da anni che non viene affrontato. Ecco, grazie professor Vigari per essere stato con noi. Grazie a lei, buona giornata a tutti.